Benvenuti nel mio canale, questo qui è il mio ultimo video prima delle feste natalizie e non potevo che chiudere questa serie di video dedicati al Natale realizzando per voi un buon pane, perché il pane per noi che usiamo il lievito madre è senz'altro il protagonista delle nostre tavole e quest'anno vorrei che tutti voi riusciste a sfornare qualcosa di meraviglioso per impreziosire e per rendere la vostra tavola di Natale davvero unica, qualcosa che farà strabuzzare gli occhi ai vostri ospiti e gli farà capire con quanto amore vi siete dedicati a loro anche in questa occasione. Quindi adesso realizzeremo insieme questa meravigliosa stella di pane da mettere sulle nostre tavole a Natale. Per fare il pane a forma di stella potete scegliere di utilizzare la ricetta che preferite. Al momento della formatura vi farò vedere come va formato. Nel mio caso ho deciso di utilizzare una ricetta che trovate sul mio libro Lievito Madre, Consigli e Ricette ed esattamente il pane cotto in giornata. Non preoccupatevi se non avete il mio libro perché trovate questa ricetta anche sul mio canale YouTube. Ve la metto magari qui sopra e nell'info box se volete vederla in maniera più esaustiva. Io oggi mi vorrei soffermare soprattutto sulla formatura della stella, quindi farò con voi la ricetta del pane, ma la farò piuttosto rapidamente. Se volete vedere il video completo lo trovate, come vi dicevo, nell'info box. Ho deciso di usare questo tipo di ricetta qui perché è una ricetta che ha un'idratazione abbastanza bassa, il 60%. Come vi dicevo, potete scegliere di fare una stella con la ricetta che più preferite. La cosa importante è che non abbia un'idratazione troppo alta, altrimenti il vostro impasto si andrà a sdraiare un po' sulla teglia e non riuscirà a tenere la forma della stella. Ho deciso di fare un pane tutto quanto di semola rimacinata di grano duro, ma potete scegliere anche di usare una farina diversa. Vi do ancora un'altra indicazione e poi iniziamo ad impastare. Per quanto riguarda gli orari, potete iniziare a rinfrescare molto presto la mattina per fare tutta questa ricetta in giornata e sfornare il pane la sera, oppure potete rinfrescare il lievito verso le 5 di pomeriggio, quindi aspettare il raddoppio, impastare dopo cena, lasciar lievitare l'impasto tutta la notte e poi al mattino andrete a formare la stella e poi ad infornare in mattinata quando sarà pronto, quando sarà lievitato, ecco. Quindi decidete voi come gestire i vostri orari. Ok, adesso che vi ho dato tutte le indicazioni, possiamo mettere le mani in pasta ed iniziare a preparare la nostra stella di pane. Eccoci pronti ad iniziare il nostro impasto. Allora, ho messo dentro questo bicchiere 360 g di acqua a temperatura ambiente ed è tutta l'acqua che ci servirà per questa ricetta. Questi sono 150 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato di volume. Nello stesso contenitore che ho usato per il lievito vado ad aggiungere un cucchiaino di miele e un pochino dell'acqua prevista dalla ricetta per andare a scioglierlo. Potete farlo così come lo faccio io oppure fare questa operazione dentro una ciotola, non cambia nulla. Andiamolo a sciogliere bene. Adesso che è sciolto bello bolloso, lasciamolo un attimo da parte e prendiamo una ciotola. Mettiamo al suo interno 600 g di semola rimacinata di grano duro, tutto il resto dell'acqua previsto dalla ricetta e il nostro lievito sciolto con acqua e miele. Adesso iniziamo ad impastare, prima con il cucchiaio e poi con le mani. Quando l'impasto inizia a prendere corda, andiamo ad aggiungere il sale e l'olio. Aggiungiamo quindi un cucchiaino di sale, 20 g di olio extravergine d'oliva e riprendiamo ad impastare. Prima nella ciotola e poi dopo spostiamoci sul piano di lavoro. Quando l'impasto avrà raggiunto una consistenza omogenea e liscia, facciamo una bella pirlatura. Copriamolo con una ciotola e lasciamolo riposare per mezz'ora, dopodiché inizieremo a fare dei giri di pieghe. Trascorso il tempo di riposo, iniziamo a fare i nostri giri di pieghe. Dovremo fare per 3 volte dei giri di piega a 3 con un intervallo di 20 minuti tra uno e l'altro. Quindi andiamo a stendere l'impasto con i polpastrelli.
Io vi consiglio di non usare altra farina, per fare le pieghe, piuttosto cerchiamo di tenere le mani pulite e aiutiamoci magari con una spatola, se l'impasto dovesse essere appiccicoso, però visto che è già poco idratato, cerchiamo di non aumentare ulteriormente la quantità di farina. Quindi andiamo a fare il nostro primo giro di pieghe in questo modo. Poi pirliamo l'impasto. Copriamolo, mettiamo il timer di 20 minuti e proseguiamo così. Dovremo fare, come vi dicevo, in totale 3 giri di pieghe ogni 20 minuti. Quando avremo fatto anche l'ultimo giro di pieghe, pirliamo bene l'impasto e andiamolo a mettere in una ciotola che avremo abbondantemente unto con olio extravergine di oliva. Schiacciamo un pochino l'impasto, chiudiamo il coperchio, mettiamo nell'astichino per segnare il livello esatto del nostro impasto, dopodiché lasciamolo a lievitare fino al raddoppio. Eccomi tornata con l'impasto raddoppiato di volume, guardate che bello, guardate com'è bolloso. Andiamo a formare la nostra stella, per prima cosa ribaltiamolo sul piano di lavoro. Adesso preleviamo una porzione di impasto pari a un quarto del peso totale, quindi immaginiamo di dividerlo prima a metà e poi di nuovo a metà. Ok, e prendiamo questo pezzo. Andiamo a dividere questo pezzo di impasto dal resto. Durante la formatura adesso cerchiamo di non utilizzare la farina. Quello più grande stendiamolo appena appena con i polpastrelli e andiamo a formare una pagnottina. In questo modo. Ok, adesso pirliamola. Guardate quante bolle ci sono. E lasciamola da parte. Con il pezzo che abbiamo prelevato invece, cioè guardate quante bolle, andiamo a fare una leggera piega a 3. Perché dovremo ottenere un disco di impasto. Quindi andiamolo a stendere piano piano con i polpastrelli. Oppure utilizzando un mattarello va bene lo stesso. Quello che dobbiamo ottenere è una specie di fazzoletto che andrà ad avvolgere il nostro impasto. Dopo averlo steso, prepariamo la teglia che useremo, per cuocere il nostro pane coprendola con della carta forno. E andiamo a mettere un filo di semola sulla superficie. Adesso appoggiamo delicatamente il nostro impasto, diciamo, sul mattarello, solleviamolo in questo modo. Adesso forse con la camera si vede male e spostiamolo direttamente sulla nostra teglia coperta con carta forno insemolata. Opla! Adesso andiamo a mettere della semola rimacinata di grano duro soltanto nella parte centrale. Disegniamo come un cerchio al centro del nostro fazzoletto di impasto. Prendiamo poi la nostra pagnottina, quella che abbiamo formato prima, eccola qui, e andiamola a rovesciare, quindi con la chiusura sotto, eccola qua, andiamola a rovesciare al centro del nostro fazzoletto di impasto. Chiudiamo bene le pieghe che abbiamo fatto per formarlo. Ok, ecco fatto. Adesso dobbiamo richiudere questi lembi di impasto sopra. Qual è il nostro scopo? È fare in modo che la parte sotto rimanga staccata, quindi abbiamo messo della farina tra la nostra sfera e la sfoglia, diciamo. Questi qui invece li dobbiamo far attaccare bene, dopo capirete perché. Per fare in modo che rimangano attaccati, andiamo a bagnare la superficie. Potete o spennellare dell'acqua oppure vaporizzarla, così come faccio io. E adesso andiamo a chiudere i lembi e cerchiamo di farli aderire bene. Eccone uno, mettiamo ancora un po' d'acqua.
Andiamo proprio ad incamiciare la nostra sfera di impasto. E continuiamo nello stesso modo con gli altri due lembi. Quindi prima vaporizziamo un pochino di acqua. E poi facciamo aderire bene. Ecco qui. Adesso che abbiamo foderato per bene il nostro impasto, copriamolo con una ciotola e lasciamolo un attimo assestare per 10 minuti, un quarto d'ora. Una volta trascorso il tempo di riposo, con una spatola oppure con un coltello dobbiamo andare a fare dei tagli al centro del nostro impasto. Dovremo fare un asterisco, quindi andiamo prima a trovare la metà. Io preparo prima sempre il disegno utilizzando uno stecchino. Come vedete ho fatto delle prove ed ho prima individuato la metà e poi, visto che voglio fare sei punti a questa stella, ho trovato la misura giusta per fare i miei tre tagli. Io farò quindi un taglio centrale e poi altri due in questo modo. Potete anche fare 8 punte, in quel caso dividete di nuovo a metà, quindi prima a metà, poi a metà e poi fate le due diagonali. Io ho preferito farne 6. Ok, per fare il taglio più facilmente andiamo a ungere bene la nostra spatola oppure i nostri coltelli. E adesso con la spatola unta facciamo prima il taglio centrale, arrivando da parte a parte fino alla base. Ok, ungiamola bene di nuovo. E poi facciamo le due diagonaline. E due. Come vedete, io mi sto assicurando che sia ben tagliato l'impasto fino in fondo. Ecco fatto. Adesso quello che dobbiamo fare è, magari aiutandoci con un coltello se non abbiamo tagliato bene, mi raccomando, tenete dei pezzi di impasto uniti nel contorno, quindi non tagliate fino in fondo, altrimenti la stella non viene. Adesso dobbiamo prendere ogni spicchio che abbiamo ottenuto e girarlo verso l'esterno. Come vedete non è difficile, basta prenderlo e girarlo verso l'esterno in questo modo. Vediamo l'operazione con tutti gli spicchi. Assicuriamoci che sia staccato bene e andiamo a girare con due mani ogni spicchio verso l'esterno. Otterremo così le nostre punte. Guardate che carine. Piano piano. Quando avremo girato tutti e 6 gli spicchi, andiamoli a sistemare bene per formare la stella. Quindi andiamo a rifinire un pochino le punte. Sistemiamo bene la parte centrale. Andiamo a dare una rassettata a questa stellina per renderla un po' più rotonda al centro. Insomma, sistemiamola un po'. Se volete che la parte centrale abbia una forma rotonda più regolare, potete andare ad inserire adesso durante la lievitazione una tazzina, una tazza oppure se ce l'avete un coppa pasta un po' unto di olio. Ecco fatto, adesso mettiamola nel forno con la lucina accesa finché non sarà raddoppiata di nuovo di volume. Ed ecco la nostra stella ben lievitata, pronta per il forno. Allora iniziamo ad accendere il forno a 250 gradi in modalità statica con calore solo da sotto e inseriamo dentro un bel pentolino con l'acqua. Adesso vi spiego, mentre il forno si scalda, perché vi ho fatto mettere quella farina tra la fodera e l'impasto. Quella farina ci serve per mantenere separati i due strati, quindi la parte della fodera rispetto all'impasto sono staccate da uno strato di farina. Quando noi abbiamo rovesciato le punte della stella, quella parte centrale corrisponde esattamente a questi spicchi, a queste punte.
Quindi vuol dire che qui sotto, cioè tra la punta e l'impasto sotto, c'è della farinetta. Che farà questa farina? In cottura farà staccare un po' queste punte della stella e l'effetto finale sarà veramente bello, poi dopo lo vedremo. Ok, allora andiamo a rifinire la nostra stella prima di metterla nel forno. Decidete voi se volete lasciare il coppapasta oppure toglierlo. Se lo togliete ovviamente in cottura, la stella si potrebbe un pochino chiudersi e il buco potrebbe essere più piccolino, non importa, verrebbe benissimo ugualmente. Io ho deciso di lasciarlo anche durante la cottura, così al centro ci sarà un foro rotondo. Adesso, prima di mettere la stella nel forno, andiamola a rendere ancora più bella. In quale modo? Allora, io vaporizzo dell'acqua sopra, come ho fatto prima, oppure con un pennellino possiamo passare dell'acqua sulla stella e andrò a mettere un filino di semola, ma soltanto sulle punte della stella, in questa maniera. E poi sui bordi invece delle punte farò cadere qualche semino di papavero oppure qualche semino di chia per renderla più carina. Appena avremo finito di decorare la nostra stella, andiamola ad infornare. Faremo anche oggi una cottura scalare, quindi la metteremo nel ripiano centrale del forno in modalità statica a 250 gradi per 10 minuti. Dopodiché abbasseremo il forno a 225 gradi e la terremo altri 10 minuti, poi a 200 gradi ancora 10 minuti e infine a 180 gradi per altri 10 minuti. Se dovesse servire, quindi se dovesse essere ancora troppo chiara, teniamola ancora magari in modalità ventilata per altri 5-10 minuti nel forno. Durante la cottura, dopo i primi 20 minuti, quindi più o meno a metà cottura, togliamo il pentolino con l'acqua dal nostro forno. Ecco fatto, la mia stella è pronta, adesso procedo con la cottura. Ed ecco la nostra stella appena sfornata, è bellissima, sono troppo troppo contenta. Adesso ovviamente rimuoviamo il coppapasta con attenzione, con una presina, e poi mettiamo la nostra stella a raffreddare su una griglia. E voilà! Ed eccola qui, la nostra stella finalmente è fredda ed è pronta da gustare. Guardate quanto è bella! Sono davvero soddisfatta del risultato, io la trovo splendida, è dolce, è cicciottona, è veramente bellissima. Senz'altro per il mio giorno di Natale la farò più grande perché di solito sono previsti molti ospiti, quindi ci vorranno 2 kg di pane sul tavolo, ecco. E sarà ancora più bella, ancora più scenografica. Una stella gigante di un buon pane profumato fatto con lievito madre e con tutto quanto il vostro amore. Prima di salutarvi vi voglio dare ancora qualche consiglio per quanto riguarda questo pane. È bellissima già così al centro del vostro tavolo, però proprio per la sua importanza, per il suo valore, per la sua bellezza, secondo me è anche inutile mettere altri centro tavola. Se c'è questa in mezzo, basterà inserire qui nella cavità una candela, per esempio, e diventerà un meraviglioso centro tavola. Oppure, ancora meglio, potreste realizzare con esubero dei grissini, dei taralli oppure dei crackers. Ecco, di tutte queste cose che vi ho detto, c'è un tutorial sul mio canale, ve li lascio qui sotto nell'info box e magari se la fate più grande anche voi, in quella cavità potreste mettere tutte queste piccole delizie che i vostri ospiti andranno poi a sgranocchiare durante il pranzo di Natale oppure Capodanno, insomma, durante le tavole imbandite per le feste. Ovviamente, come faccio sempre alla fine dei miei video, adesso la taglierò e vi farò vedere l'interno, però nel frattempo vi voglio salutare. Non poteva che finire così questa serie di video dedicati al Natale, non poteva che finire con un buon pane da mettere in tavola. E quindi con questa bellissima stella, sono felice di salutarvi e di augurarvi buone feste e buon Natale 2020. Un bacione a tutti!